Voglio raccontarvi una storia meravigliosa, una storia di vita, di amore, di santità, una storia che appartiene a tutti noi, al coraggio dell'uomo, il coraggio di operare e sperare per amore. Una storia che, come tutte le storie dell'uomo, comincia con un bimbo che nasce. A Secondigliano, antico casale a nord di Napoli, il 19 ottobre 1791 nasce il piccolo Gaetano Enrico. È maschio, roba qua! È maschio! Pasquale, suo padre, artigiano della pasta, e Maria, sua madre, tessitrice di felpa, avranno 9 figli, di cui Gaetano è il secondo. Ma torniamo al nostro piccolo. Il giorno dopo viene battezzato nella chiesa parrocchiale di Santi Cosma e Damiano, col nome di Gaetano Cosma. La madre, nei primi anni, è la sua maestra di vita. Lavori tanto, mamma, e non trascuri la preghiera e la carità verso i poveri. Questo è un semplice compito, Gaetano mio. Forse a te toccheranno ben altre prove d'amore. Io? Ma... Mamma, proprio io! Gaetano cresce e a scuola si rende degno d'ogni lode. È attratto dalle funzioni sacre, le imita, predica ai compagni, finge di celebrare messa davanti a chiesine di cartone. E in lui maturò la ferrea volontà di diventare sacerdote. E come tutti i bambini di questo mondo, ama giocare. Si grande, Gaeta! Gaeta, tira lo strumo da una tavola! Un giorno il suo strumbolo colpisce al piede un compagno di giochi. Hai visto che hai fatto? Sordito come sei, non diventerai mai prete. Lo diventerò invece. E sarai il primo a confessarti da me, ci credi? Il parroco nota la sua pietà e la sua bontà e decide di premiarlo. A soli 7 anni riceve l'Eucaristia. E a 10 la cresima. Padrino Don Domenico Cafolla. E il 2 gennaio 1802, nella cattedrale di Napoli, incomincia il suo viaggio. Frequenta di continuo i sacramenti. Ama i poveri e la preghiera. Ed è disponibile in parrocchia per qualsiasi bisogno materiale. Non può che Ivana, non può che Ivana. Prendi questo, è tutto quello che ho. Hai visto? Nostro fratello sta tutti i giorni in quell'angolo a pregare. Tempi difficili, quelli dell'adolescenza di Gaetano Enrico, tempi dominati dalla figura di Napoleone Bonaparte, le cui alterne fortune segnarono i destini del regno di Napoli, governato dapprima da suo fratello Giuseppe e successivamente da Gioacchino Murat. La fabbrica di maccheroni del papà è in crisi. Gaetano è intelligente e capace, e il papà lo vorrebbe pattaio, ma lui ha altri progetti. Ti donerò io l'abito clericale, Gaetano. Me ne renderò merito, signora Rossi. Vedrete, non mi deluderò. Ma la vocazione di Gaetano è forte, nulla può distoglierlo dal suo proposito e a 17 anni chiede l'iscrizione al seminario arcivescovile di Napoli. I chierici esterni devono sostenere impegnativi studi umanistici, filosofici e teologici. Gaetano, come sempre, dà il meglio di se stesso. Giovedì, il giorno dedicato alla visita settimanale ai malati degli incurabili, con i quali Gaetano condivideva quel poco che aveva. La sera a casa la sua giornata non è ancora finita. Mangia più piano, Gaetano. Riposati un poco. Il giovane Gaetano riusciva a conciliare i suoi impegni di seminarista con quelli parrocchiali, sacrificandosi senza risparmiarsi. C'è una legge del 1810, però, che limita il numero degli ordinandi e Gaetano è costretto a concorrere insieme ad altri, risultando terzo e dunque prescelto. Nonostante ciò, riuscì ad accedere al seminario, superando non pochi ostacoli e difficoltà.
Era demoralizzato per la sua precaria condizione economica, ma in lui non mancava la speranza dell'aiuto di Dio. Che dici, Gaeta? C'è qualche altro ostacolo? Ma che vuole sti francese? L'aiuto di Dio non tarda ad arrivare. Grosse novità, Gaetano mio. Pasquale Riccio, un ricco negoziante, vuole fondare una cappellania giornaliera. E tu sarai il primo cappellano vita natural durante. E avrai il tuo patrimonio e sarai finalmente prete, Gaetà. Giugno 1815, Napoleone è sconfitto a Waterloo e i francesi abbandonano Napoli. Tre mesi dopo, il 23 settembre 1815, Gaetano Enrico è ordinato sacerdote dal cardinal Ruffo Scilla nella cappella di Santa Restituta in cattedrale. Sono sacerdote, mio Dio, non è che il principio del mio viaggio, eppure ti ringrazio per tutte le prove che mi attendono. La prima messa. La destinazione presso la parrocchia di Secondigliano. Il giovane sacerdote incomincia la sua missione pastorale, preoccupandosi dei giovani più poveri e bisognosi di cure e di istruzione. Per 20 anni sarà maestro nella scuola primaria, oltre che pastore di anime. Impartirà lezioni gratuite per studi superiori, alleviando i disagi degli studenti. E seguirmi in chiesa, fare qualcosa per Dio e per il prossimo, altrimenti l'istruzione a chi ti serve? Sarà proprio lui l'apostolo della parola, o Santariello che è diventato grande. Ora è un giovane sacerdote, Gaetano Enrico, e la sua attività non conosce sosta. Fa la catechesi agli adulti e ai bambini, visita poveri ed ammalati. Entra perfino nelle bettole e sprona gli uomini intenti al bere e al gioco a seguirlo. La forza spirituale della sua predicazione attrae schiere di fedeli, a Secondigliano ed ovunque gli venga richiesto di parlare, in modo semplice ed efficace alla gente. Intanto la storia d'Italia evolve verso il Risorgimento, che porterà all'unità e all'indipendenza dallo straniero. La polemica politica e sociale dei liberali però ha tra i suoi bersagli la Chiesa Cattolica, accusata di appoggiare le monarchie restauratrici. In un clima storico così avvelenato, non c'è da stupirsi se episodi di intolleranza finissero per coinvolgere anche una figura santa come quella di Don Gaetano Enrico, pur lontanissima da qualsiasi finalità di tipo politico e votata unicamente alla cura delle anime. Una sera, dopo la funzione vespertina. Avete sentito un rumore, Don Gaetà? È stato fermo! Chi siete? Cosa volete da noi? Non parla più, prete, perché la prossima volta si è morto. Ma Don Gaetano è sordo a qualsiasi minaccia. Affronta con coraggio i banditi, bruciando i libri dei carbonari, considerandoli avversi all'amore di Dio. Una domenica pomeriggio, Don Gaetano, come di consueto, va tra la gente per condurla in chiesa, quando una donna, andandogli incontro, lo avverte di un imminente pericolo per la sua vita. Era tale il suo amore per il prossimo che riusciva a perdonare anche chi attentava alla sua vita. Perdono, padre mio, perdono, ti ho fa. Non sarà l'ultima volta che tenteranno di sopprimere Gaetano. E sapete qual è sempre la sua prima preoccupazione? Tranquillizzare la madre. L'amore e la stima per Gaetano Enrico crescono di anno in anno, da parte di tutti, ecclesiastici, autorità, popolo, ma tanti onori vengono da lui accolti con la solita grande umiltà. Ecco il santo! Il santo! Per carità, non chiamatemi santo, sono un misero peccatore come voi. Qualcosa di importante, di immensamente grande, sta crescendo in lui. Nel 1816 ha iniziato un ritiro spirituale annuale presso la comunità redentorista di Sant'Alfonso a Pagani. L'idea matura poco a poco, ma poi vale da improvvisa una risposta.
che come Gaetano sperava non si fece aspettare a lungo. Infatti, un anno dopo... Fondare una congregazione come quella di Sant'Alfonso, questo sì, sarebbe un dono di Dio. Una congregazione nuova, apostoli nuovi, con opere tutte d'amore. Nel consueto ritiro di pagani, Gaetano Enrico supplica incessantemente il Signore affinché dia una risposta al suo intendimento. Fonderai una congregazione in onore dei Sacri Cuori di Gesù e Maria. Come segno sicuro del volere di Dio, edificherai in Secondigliano una chiesa in onore di Maria Vergine Addolorata. Il segno richiesto era giunto sotto forma di visione. Questa volta Padre Vispoli gli consiglia di parlarne a Don Vitagliano. Sarà un'attesa lunga ben 5 anni, durante i quali i terreni promessi da più parti non verranno in realtà concessi ed un clima di discordia si insinuerà nel paese. Giungiamo così all'anno 1825. In Pagani le visioni di Gaetano si susseguono. Gaetano Enrico invoca l'aiuto di Sant'Alfonso per affrontare le difficoltà nella costruzione della nuova chiesa in Secondigliano, ritenendosi non all'altezza del gravoso compito. Guarda, in questo segno vincerai. Le acque in paese si placano e l'anno santo che il Papa ha esteso al mondo per il 1826 è l'occasione giusta per parlare al popolo. È il giorno dell'Ascensione del 1826. Don Vitagliano invita i fedeli a partecipare in massa alla funzione pomeridiana di Pentecoste. Dovete accorrere tutti perché il vostro Don Gaetano annunzierà una divina ambasciata. L'attesa è febbrile. Molti fedeli temono che Gaetano voglia abbandonarli per ritirarsi in qualche istituto religioso. Nel discorso di Don Gaetano affiora la volontà di Dio nel volerlo in mezzo ai suoi fedeli. Vivo il suo appello affinché la realizzazione della nuova chiesa dedicata alla Madonna Addolorata sia possibile con il contributo di tutti. Il suo discorso, così accurato ed ispirato, suscita un'emozione enorme e un'immediata gara di solidarietà. L'impresa, col generoso concorso di tutti, è ormai avviata. Ma dove costruire? Don Gaetano indica il luogo dove costruire la chiesa in via Fosso del Lupo. E proprio in quel luogo, una sera, la gente vide 1000 fiammelle circondarne il perimetro. È un segno del cielo, vedete, a chiesa s'ha da fa. Intanto i fondi non bastano mai e la raccolta continua. Nel maggio 1826 la statua dell'Addolorata viene portata in processione e al suo passaggio in molti offrono quel che posseggono. Ogni problema sembra risolto, ma la prova più dura da vincere deve ancora arrivare. Invidia, odio, calunnia. Che cosa non si farà pur di fermare Don Gaetano? Gli oppositori di Gaetano Enrico ricorrono dapprima alle autorità ecclesiastiche, nell'intento di bloccare la costruzione della chiesa tramite restituzione degli oboli donati. Quel prete è un mentitore! Un visionario, un falso profeta, un pazzo, con le sue minacce estorce denaro alla gente. Successivamente si rivolgono alla giustizia civile. Nella tempesta Gaetano Enrico mantiene inalterata la sua calma e la sua fede. Per diretto interessamento del cardinale arcivescovo, il caso è portato davanti ai ministri del regno e poi alla consulta di Stato, che finalmente concede l'approvazione. Dio lo vuole. Ce l'abbiamo fatta e che Dio sia lodato. Il 13 dicembre 1827, nel corso di una solenne cerimonia, Monsignor Pellino, delegato dell'arcivescovo, benedice la posa della prima pietra. La costruzione della chiesa avviene con la collaborazione di tutti, uomini, donne, ragazzi. Molti operai vi lavorano gratuitamente e gente d'ogni estrazione mette a disposizione mezzi e materiali. Lo stesso Gaetano, tra lo stupore dei presenti e certo della volontà di Dio, un giorno lega con un fazzoletto le estremità spezzate di una fune che regge un enorme macigno. Circa 3 anni dopo la chiesa è terminata
e viene benedetta il 9 dicembre 1830 da Monsignor Camillo Rossi. Gaetano desidera che venga scolpita una statua dell'Addolorata da esporre alla venerazione dei fedeli. Don Gaetano vede nel maestro Verzella lo scultore adatto alla creazione fedele del volto della Madonna avuta in visione. Occorreranno ben 17 prove prima che Gaetano Enrico trovi soddisfacente l'opera di Verzella. Siamo ormai nell'anno 1835. La regina di Secondigliano fa il suo ingresso in chiesa. Nel frattempo Gaetano si è stabilito in una stanzetta adiacente la chiesa, ben consapevole che il suo progetto è appena agli inizi. La chiesa è fatta, ma ora c'è da realizzare l'opera più grande. Nel 1833 il nuovo arcivescovo di Napoli, Cardinal Filippo Caracciolo, dopo una visita a Secondigliano, autorizza Gaetano a convivere con altri sacerdoti e a dare inizio alle missioni. È un primo passo, Don Enrico. In futuro si vedrà. Comincerete da Secondigliano, consiglia Monsignor Caracciolo. Sì, inizierò da Secondigliano. Poi dovremo andare in altri luoghi. La gente ha bisogno di vedere Dio e noi dobbiamo farglielo vedere. Mai finirà il bene nei cuori e nelle case. La missione di Secondigliano inizia il 20 gennaio del 1834 e dura circa un mese con una tale affluenza di fedeli che si rende necessario predicare al di fuori della chiesa. E poi seguiranno le missioni di Crispano e di Cesa. Ovunque la parola di Gaetano Enrico e dei suoi missionari si diffonde, ricolma di spirito divino. Intanto il progetto di Gaetano prevede che i sacerdoti vivano in comune, in un ritiro nella casa fatta costruire in Secondigliano. Tra mille fatiche e sofferenze, il 14 marzo 1836 viene finalmente emanato il decreto di approvazione del ritiro con l'autorizzazione ad esercitare liberamente le apostoliche funzioni. Un giorno, mentre Gaetano si trova nella casa paterna ad assistere la mamma ammalata, Gaetano, c'è un signore che ti cerca. Gli ha portato con sé un giovinetto dall'aspetto molto sofferente. Fu così che Don Gaetano incontrò il piccolo nunzio Sulprizio, riconoscendo immediatamente lui segni inequivocabili di bontà e santità. Nonostante le numerose difficoltà per l'apertura del noviziato, Don Gaetano promette al giovinetto che sarebbe stato uno di loro. Voglio farmi religioso, Don Gaetano, vi prego, accoglietemi nella vostra congregazione. Don Gaetano fu colpito dal fervore e dalla fede del piccolo nunzio, a tal punto da non considerare il grave stato di salute del giovinetto. Nunzio Sulprizio non vedrà realizzato il suo sogno. Dio, infatti, lo chiamerà a sé il 5 maggio 1836, 5 mesi prima dell'apertura del noviziato. Il 1 dicembre del 1963, Papa Paolo VI lo proclamerà beato, riconoscendone l'assoluta dedizione all'amore divino. Ma ritorniamo a Gaetano Enrico. Il grande giorno, il giorno memorabile, giunge il 1 ottobre 1836. Con grande gioia comincia il noviziato e il simbolo dei Sacri Cuori di Gesù e Maria trova finalmente collocazione sull'abito degli appartenenti alla nuova congregazione. Gli eventi precipitano. Il 2 ottobre 1836, proprio all'indomani dell'apertura del noviziato, si registra a Napoli un primo caso di colera. La città è pervasa dal terrore, scene raccapriccianti, apocalittiche. Si susseguono per mesi scene di morte, di fuga, di rassegnazione. Tutti gli umani sentimenti sembrano dilatarsi di fronte al funesto accanimento del male. Al termine del contagio si conteranno 19.000 morti. Secondigliano pare in una prima fase risparmiata dal male, ma è lo stesso Gaetano Enrico che profeticamente avverte i confratelli ed i compaesani della prova imminente. Ma andiamo avanti nella nostra storia. Il 6 luglio 1839 Gaetano chiede ufficialmente al ministro degli affari ecclesiastici che il ritiro sacerdotale dei Sacri Cuori sia riconosciuto come congregazione a tutti gli effetti.
Dopo un anno circa, finalmente, il re Ferdinando II di Borbone, con regio decreto del 13 maggio, dichiara la Congregazione dei Sacri Cuori legittimamente esistente. Don Gaetano! Don Gaetano! È arrivato il decreto del re! Da adesso in poi, Don Gaetano può finalmente estendere l'opera della sua congregazione in tutto il regno. Tra il 1840 ed il 1843 sorgono le case di Roccasecca, Andretta e Cerignola. Dio sia lodato, Don Gaetano. La comunità cresce e ovunque l'accoglienza è meravigliosa. Ma lo straordinario sviluppo della congregazione, giunta ad un numero di ben 70 congregati, suscita nuove gelosie e nuove calunnie che addolorano profondamente Gaetano. Cinque fratelli mi accusano di accogliere aspiranti poco capaci, di professare metodi autoritari e di essere troppo influenzato dai miei consiglieri. Mio Dio, sostienimi tu in quest'ora. Tu che sai che l'amore e la bontà sono le uniche armi di cui dispongo. L'innocenza e l'umiltà di Gaetano sono infine riconosciute. Se ho sbagliato, Monsignor Savarese, sono pronto a lasciare tutto e a consegnare nelle vostre mani le chiavi della mia casa. Ma che dici, Don Gaetano? Ho conosciuto che sei veramente uomo di Dio. Continua pure la tua opera e d'ora innanzi non darò più ascolto a chi mi parlerà male di te e della tua congregazione. In quei giorni viene ricevuto due volte dal vecchio Papa Gregorio XVI. Gaetano illustra al Papa le differenze tra la propria congregazione e quella di Sant'Alfonso dei Liguori. Il primo giugno, però, del tutto inaspettatamente, Gregorio XVI muore per una febbre improvvisa. Decide di restare nel clima di febbrile attesa che precede il conclave. Incontra vari cardinali, tra cui il cardinale Mastai Ferretti. Don Gaetano, raccomandandogli la sua congregazione, prevede l'elezione al soglio pontificio. Che dice mai, reverendo? Io non sono il Papa e mi spetta solo il nome di eminenza. Eppure, tre giorni dopo, come previsto da Gaetano, Giovanni Mastai Ferretti viene eletto Papa col nome di Pio IX e il 16 giugno 1846. Pio IX sarà un grande pontefice che segnerà in modo irreversibile non solo la vita religiosa, ma anche il destino civile e politico dell'Italia. Il pontefice, confermando il positivo giudizio delle autorità ecclesiastiche preposte, emana il 7 agosto 1846 il decreto di approvazione della Congregazione dei Sacri Cuori di Gesù e Maria. Dopo quasi 20 giorni, Gaetano ritorna a Secondigliano, in un tripudio di gioia, e finalmente festa. Le campane suonano, mortaretti esplodono, la folla acclama. Quanto desideravamo è avvenuto, mio Signore. Ora la congregazione deve espandersi nel regno delle due Sicilie, in tutta Italia e perché no, in Europa, Africa, Australia, Asia. Dal 1848 al 1839 sorgono le case di Bitetto e Bari in Puglia e di San Donato e di Itri nel Lazio, presso il santuario della Madonna della Civita. Maestà, dobbiamo tutto al vostro interessamento per la causa di Itri. Solo voi potete riuscirvi, Don Gaetano. Raccomandatemi alla Madonna. Proprio lì, alla Civita, la gente va convincendosi della santità di Don Gaetano, chiedendo addirittura brandelli dei suoi abiti come reliquia. Non ve ne andate, Don Gaetano, restate ancora con noi. Sono sempre con voi, fratelli cari, anche quando sono lontano da qui. Nel corso di quegli anni, però trascorsi nel tentativo di ampliare i confini della congregazione, non mancano nuovi flagelli che richiedono la totale dedizione di Gaetano alla causa del bene e dell'amore verso i più sofferenti. Nel 1854, infatti, precisamente in luglio, riappare a Napoli il terribile colera. Venite via, Don Gaetano, o il contagio contaminerà anche voi. Ma Don Gaetano rassicura i suoi confratelli
sicuro che la fede in Dio li avrebbe preservati dal contagio della malattia. Contemporaneamente prosegue la sua opera di confessore, giorno e notte, ai piedi di un vecchio albero di limoni, sfila una interminabile folla di penitenti. Che Dio ci salvi tutti dal colera, Don Gaetano, liberandoci dalle nostre colpe. Quel pensiero lo tormenta e la sua preghiera accorata si rivolge al Santissimo Sacramento quasi per cercare una risposta. Improvvisamente si ode una voce proveniente dal tabernacolo. Gaetano stende una supplica alla Madonna che viene firmata da migliaia di persone, autorità ed umili cittadini. Poi, dopo averla recitata, la depone ai piedi della statua dell'Addolorata. Un giorno, mentre Don Beniamino Enrico, nipote di Don Gaetano, celebra la messa davanti ai numerosi fedeli. Ah Madonna, c'è la santuta! Da quel giorno non vi furono più casi di colera in Secondigliano. Dimostrare in modo tangibile carità e amore, perdonare chi ci fa del male, tutto ciò è per Gaetano compito imprescindibile del proprio apostolato. Dopo molti anni ritrova povero, malato e abbandonato l'uomo che tentò di ucciderlo, accogliendolo con amore fraterno e offrendogli quotidianamente il suo stesso pranzo. Gaetano Enrico, nella ricerca di nuove casse per la congregazione, manda padre Calogero Murano a Roma, dove quasi per caso si sofferma ad osservare una chiesa in Santa Maria in Publicolis. Forse è il volere di Dio che mi manda qui. La chiesa è bella e pare adatta ai nostri bisogni. Quasi contemporaneamente si avviano le procedure per le case di Montagano e di Massafra, ma in entrambi i casi gli eventi connessi alla guerra del 1860 impediranno il sorgere delle due fondazioni. L'intensa attività di fondatore non può però far passare in secondo piano la figura di padre spirituale, animatore e missionario di Don Gaetano. Fratelli, vi dico che per tutti noi è come un padre e desidera che nello spirito della povertà nulla ci manchi, soprattutto nella malattia e nello sconforto. Spesso ripete le parole di Sant'Alfonso: per gli ammalati venderei i libri della biblioteca se fosse necessario. Nulla deve mancare loro per guarire. Gesù mio, fa tu quello che io non posso fare. Gaetano ha nel cuore un sogno e un progetto: essere missionario e inviare suoi missionari tra i non credenti. È felice quando può comunicare ai suoi congregati. Don Gaetano riceve una lettera dal Cardinal Franzoni in cui gli propone di accettare una missione nel regno di Angola e di Congo in Africa. Ma Don Gaetano, con prudenza, attende tempi migliori per le future missioni. Giunta la crisi del 1860, con la temuta soppressione delle corporazioni religiose, in Gaetano Enrico si fa largo un'idea del tutto particolare. Mi presenterò al Santo Padre e gli chiederò il permesso di recarmi in Turchia o in Cina per predicare agli infedeli, e sono sicuro che i miei veri figli mi seguiranno. Gli eventi però precipitano e solo successivamente, dopo la morte di Don Gaetano, verrà realizzato il suo sogno di portare l'amore dei Sacri Cuori di Gesù e Maria nelle Americhe e in Asia. Paesi lontani, dove fratelli lontani attendono, insieme alla parola di Cristo, un aiuto per le terribili condizioni di vita in cui sono costretti. Anche nuovi complessi e chiese verranno edificati, come la parrocchia Nuestra Señora de los Dolores, fondata a Buenos Aires nel 1915. 1860. Dopo il ritiro della Francia dal conflitto e l'annessione della Lombardia al regno di Savoia, la seconda guerra d'indipendenza pare conclusa. Tuttavia, Giuseppe Garibaldi, sorretto da liberali, tenta di forzare il corso della storia e con un piccolo esercito di circa 1000 uomini sbarca in Sicilia, risalendo velocemente la penisola e travolgendo ogni resistenza dei Borboni. A Napoli, il giovane ed inesperto re Francesco II, denotando tutta la sua fragilità,
firma, con grave ritardo, una costituzione che provoca il caos politico e sociale. Senza più controllo, fazioni liberali e settori reazionari si scontrano in una vera e propria rivoluzione. La Chiesa, accusata per gran parte di osteggiare l'arrivo di Garibaldi e l'Unità d'Italia e di parteggiare per la fatiscente monarchia borbonica, subisce violenti attacchi ideologici e politici. Molti ecclesiastici vengono minacciati, sorvegliati, imprigionati, allontanati dalle sedi. Ora cominciano i guai per la nostra congregazione, perché i rivoluzionari vanno contro la Chiesa. Già in Sicilia sono state soppresse la Compagnia di Gesù e la Congregazione del Santissimo Redentore, ma non dobbiamo cedere, il nostro morale deve restare alto. E se anche dovesse giungere, mio Dio, la sofferenza, che i Sacri Cuori ci stiano vicini nel momento della prova. In una simile situazione di totale confusione e di crisi delle certezze, Don Gaetano prova viva preoccupazione per la tempesta scoppiata. Soffriremo, come nostri confratelli di Bari, preparati a tutto, allo scioglimento delle nostre congregazioni, alla perdita dei beni. Soffriremo, accettando il nostro supplizio, la nostra ignominia, fiduciosi che tutto ritorni come prima, quando anche questa terribile tempesta sarà passata. Ma Gaetano Enrico, indomabile combattente, non si arrende. È un Gaetano combattivo e tenace, quello di quei giorni, ma è anche un Gaetano sofferente e provato dal male fisico. Già da alcuni anni, infatti, egli è tormentato da un'infezione alla gamba destra e da un'asma cronica che lo limita nei movimenti e nella parola. Nel settembre del 1860, nelle sue parole, si intravede la convinzione d'essere giunto al termine del proprio cammino terreno. La domenica del 14 ottobre, qualcuno nota che Gaetano non ha celebrato come al solito la prima messa. Ciononostante, il giorno seguente, 15 ottobre, festa di Santa Teresa, celebra la Santa Messa, sembrando annunciare nell'omelia la propria ultima predica. Gaeta, ma tu ti devi riguardare, ti devi curare. Rosaria mia, ho fatto tutto quello che mi hanno detto i medici. Ora bisogna fare la volontà di Dio. È una forte febbre reumatica, Don Gaetano. Vi riprenderete, ma niente messa, neanche se ne parla. Nonostante le raccomandazioni del medico ad osservare un riposo assoluto, continua a voler celebrare messa. Nonostante la grave malattia, Gaetano continua a mostrarsi tenace e battagliero di fronte alla rapida evoluzione delle vicende politiche e dal suo letto di sofferenza si mostra prodigo di consigli per tutti. Purtroppo, rapidamente, il male di Don Gaetano si aggrava e presso il suo letto ecclesiastici e laici si avvicendano per ricevere un'ultima benedizione. Contrariamente alle direttive, però, il clero decide per la partecipazione dei congregati al voto, anche se con l'indicazione del no. Come vi sentite oggi, padre? Bene, è cosa da niente. Lasciamo fare a Dio. Lunedì prossimo scenderò in chiesa. Come il santo Giobbe, la sua serenità e il suo amore verso Dio raddoppiano con il crescere del dolore. E le mie pene si possono forse paragonare a quelle di Gesù Cristo. Chi mai ha sofferto le pene che soffrì Gesù per noi? Intanto la notizia dell'aggravarsi del suo male si è sparsa e preghiere ininterrotte con l'esposizione del Santissimo si svolgono nelle due chiese del paese e nei monasteri. Il giorno seguente, domenica 28, egli stesso chiede che gli venga amministrato l'olio degli infermi. Perché indugiate, padre Fisco? Iniziate pure il rito, che ho piena lucidità per rispondervi. L'indomani, lunedì 29, fin dal primo mattino, uomini e donne
d'ogni condizione d'età, si radunano nelle due chiese e, sollevate le statue dell'Addolorata e dei santi patroni, le portano in processione, mestamente, per le vie del paese. Superiore, perché ci lasciate? Padre, un ricordo, lasciateci un vostro ricordo. Figli miei, vi lascio con il corpo, ma con lo spirito resterò sempre in mezzo a voi. Amatevi scambievolmente e siate osservantissimi delle regole. Ecco i miei ricordi. E tutti vi benedico in nome del Signore. Don Gaetano sente i canti di una processione provenire dalla strada. Sono per voi, amato padre. Hanno portato in processione l'Addolorata. Ora fate che torni la Madonna. Se essa non ritorna, io non potrò andarmene. Gli dicono che i partecipanti alla processione, raccolti nel cortile, implorano almeno una benedizione. Ormai giunto quasi alla fine, chiede di aprire le finestre per benedire tutti i fedeli raccolti in preghiera. Segue in silenzio le preghiere. Gaetano, stringendo sul petto il crocifisso e fissando intensamente il quadro dell'Immacolata. In silenzio, mentre intorno i presenti continuano a pregare. In silenzio. In cammino. Proprio come quando tutto era cominciato. Incominciato. Un lontano giorno del 1791 in un'umile dimora. Proseguito nei panni di un fanciullo fervido e devoto. Fino al sogno il sacerdozio. Poi le lotte ardenti, le fondazioni, la congregazione. Sempre amando gli uomini, amandoli tutti, gli uni e gli altri, i vicini e i lontani, e tutti difendendo e curando nell'anima e nel corpo. Tutti, fino all'ultimo giorno, fino all'ultimo respiro. In cammino, adesso, verso la vita. Il 18 dicembre 1880 il pontefice Leone XIII dichiara venerabile il padre Gaetano Enrico. Successivamente, il 4 ottobre 1974, Papa Paolo VI dichiara eroiche le virtù esercitate dal venerabile, aprendo la via all'attesa beatificazione avvenuta il 14 aprile 2002 dopo l'esame degli eventi miracolosi a lui attribuiti e la successiva santificazione del 12 ottobre 2008 sotto il pontificato di Papa Benedetto XVI. Qui si conclude la nostra storia, la storia di vita, di amore e di santità che avevo promesso di raccontarvi. Ma può mai dirsi conclusa una storia come questa? E che posso dirvi ancora, se non ricordare insieme a voi ciò che Gesù disse apparendo ai suoi discepoli? Io sarò con voi fino alla fine del mondo.